saggio di Atene, così ti impari. Ma dai, ma dai, Socrate lo dice. Così ti impari. Oxitamba. Così ti impari. Oxitamba. Quante cose scopriremo insieme su Telebari. Veramente, sciacchio. Se Pirandello fosse nato in via Manzoni, se i meteoriti fossero piccoli chiangoni, così ti impari su Telebari. Se Ulisse avesse fatto tappa pure in Puglia e avesse fatto innamorare una di Genie, così ti impari su Radio Bari. In TV, in radio e sui social. Oxitambar. E su Elchio. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, buon venerdì, come state? Tutto bene? Benvenuti, 61esima di Così ti impari, l'ultima dell'anno è questa, bellissima puntata sarà, anche perché prenderemo un po' spunti per la festività del Capodanno e dell'ultimo dell'anno che si avvicina, la festività dell'Epifania, diciamo curiosità sui menù di questi giorni, ma anche un po' sui propositi del nuovo anno. Se volete chiamate, sbizzarritevi allo 080 501 46 68 o allo 080 501 99 98 con i messaggi vocali. Una cosa vi volevo chiedere: cosa lasciate di buono di questo 2023 e cosa invece buttate nel rimato, cosiddetto in maniera un francesismo, il rimato è l'immondizia. Oppure mandateci messaggi con buoni propositi, che cosa farete, mangiare, cosa vi aspettate, insomma scatenatevi. Facciamo chiaramente un ringraziamento ai nostri sponsor, ai supermercati Doc e Famila, e poi facciamo l'appello. Buongiorno De Sandi presente. Buongiorno. Gonnella, ciao Gonnella. Federico Semplice, Gianluigi Maggi, Chicco Terlizzese, Socratino, Piccola Chiara e Gentile presente. Gentile, vediamo il solito stavolta con una bottiglia di buon auspicio di acqua, però di acqua, perché sta lavorando. Va bene, in questa puntata quindi faremo un best off di queste due festività e poi prenderemo qualche giorno di vacanza. Ci rivedremo in diretta l'8 gennaio, quindi almeno questa settimana ci saranno le repliche, quindi voi puntuali alle 13.30 su canale 17, alle 19.30, alle 22, tutte le repliche che vorrete. Faremo delle repliche, delle puntate più interessanti. Oggi quindi parliamo di questa cosa, inoltre ho anche delle frasi, io ho dato dei pensierini da fare nei giorni scorsi ai frequentanti di questa classe e l'hanno fatta, però abbiamo lasciato l'anonimato, vediamo se riusciamo. De Sandi, chiedo il suo ausilio, no? Eccomi. Ok, questa dice: spero che il 2024 mi porti un sacco di libri da leggere, tonnellate di romanzi e novelle, ma soprattutto un compagno di banco meno copione e molto meno capacchione. Questa è De Sandi, mi provo io, questa è lei sicuramente, giusto? Per guastare i rapporti con Gonnella, praticamente. Perché un compagno copione ce l'ha, un compagno capacchione sempre lui, la sua voglia di imparare con tonnellate di libri, e lei si palesi. Va bene, oh. Sì, sono io. E facciamo io. Un applauso alla nostra capoclasse. Poi vediamo un po'. Gonnella, l'applauso. Va bene, poi vediamo un po', abbiamo quest'altra frase, questa. Vorrei tanto che il 2024 continui sulla stessa falsariga dell'anno appena trascorso, cioè nel nulla facentismo. Beh, questa proprio è facile. Nel non studiare, nell'interrompere le lezioni, nella mia incontrollabile, impareggiabile voglia di non imparare e di farla bella. Questo è Gonnella. Poi abbiamo un simpaticissimo. Poi quelli più brevi, sempre anonimi. Un 2024 con meno prequechi per tutti. Vabbè, questi saranno tutti quelli che hanno fatto scorpacciati di prequechi familiari durante la. Auguro a tutti più sostenibilità. Ah, bello. Soprattutto a Cive Carshan. E se ne va a De Carpenter e c'ha la rimodda. Ma la sostenibilità non è quella di Vabbè, lasciamo stare. Un 2024 povero di insalate e ricco di bragiuole col filo. Va bene, questo potrei anche essere io.
Oh, attendiamo questo. Mi piacerebbe che il 2024 sia un anno di gesti, anzi gestacci. Questo già è facile. È facile. 365 giorni di facce buffe dietro la vetrata, dell'incomunicabilità. Ah, ma c'è anche questa vena filosofica, sì, sì. Antropologica. Allora ho dei dubbi che possa averlo scritto. Auguro tanti diti medi alzati, dice, allora è un mare di Shatterby a Sandana Cole, perché è il gesto. A tutti questa era la scritta gentile. Ragazzi, è uno spettacolo, prima non c'è una telecamera. Vorrei, ma non posso. Se potessi, non vorrei, ma così è. Ma visto che potere e volere, mi pongo domande all'infinito. Chi siamo? Chi facevamo? Domandiamo e che cappero mangeremo. Ma questo è Socratino, è facile, Socratino. Va bene, dai, poi magari ne reggeremo qualcun altro. Ma spero siano finiti. Un applauso a questi ragazzi frequentanti. Mi raccomando, fateci sentire anche i vostri. Professore, c'è Gentile che ha risposto. Ha risposto? Sì, che possiamo sentire la sua voce volendo. Sì. Andiamo? Io volevo fare gli auguri di un buon San Davide al nostro professore, maestro, che Dio si voglia. May, per gli auguri. Faccela buona, ho fatto la fotografia. Non lo sa nessuno. Ma buona, avvocato. Quanto si mangia? Lasciate qualche cosa a quel povero connesso. Però che sono riuscito a vedere che il resto è sparita prima di arrivare qua negli studi. Grazie, presto. Grazie per gli auguri. Sì, grazie, il mio novazzico. Grazie, grazie a tutti per gli auguri. Oh, professore. Grazie, grazie, grazie. Grazie mille. Allora, il Natale è ormai passato, si va verso il Capodanno, quindi purtroppo rimarremo incollati a quelle sedie, anche se il Capodanno ti dà più spunti per muoverti con i vari veglioni. Ma la tavola è imbandita sempre e i parenti ci sono sempre, perché fanno parte del calore di queste festività. Chiaramente l'unica a non rimanere vuota sarà appunto la Avend, che non è la pancia, no? La pancia, il dialetto pugliese. Però la notte di San Silvestro, cioè 31, è per molte nonne pugliesi l'occasione ancora di sfoggiare la sua arma tipica, che non è cioè, come i supereroi che hanno le armi, Spider-Man, la ragnate, la nonna come arma sfoda il cazzarol. Bello, pulite le cazzarole, cioè la casseruola, la pentola, no? L'ultima cena, ma ci sono due cose che comunque il 31 dell'anno proprio sono la dieta e la bilancia. La dieta e la bilancia sono i due incubi notturni, perché noi mangiamo e pensiamo sempre a quanto dobbiamo dimagrire poi a gennaio con i buoni propositi. L'inizio di gennaio è come l'inizio di settembre, si fissano degli obiettivi da raggiungere, come se deve ricominciare. Ma che volete da me se noi ci sediamo alle 6 del pomeriggio e già alziamo alle 3 di notte? Vabbè, sono maratone, siamo atleti. Immancabili per la cena di Capodanno ci sono, vabbè, molti mangiano a base di pesce, la tradizione è quella, però negli ultimi decenni va sempre aumentando questa voglia di fritture, panzerotti, le cime di rape stufate, dei sandi. Lì ad esempio è più, sì, per il 31 dell'anno è più base di pesce o più verso una visione della frittura, panzerotti? Io vado verso una visione della frittura, però molto spesso subisco il pesce. Abbiamo dei messaggi, sì, dei messaggini. Sì. Buongiorno Davide, ma scusa, da che hai iniziato questa tua trasmissione? Sì. Non ci hai ancora detto, ma i tuoi alunni vogliono arare alla scuola o no? No, non vogliono fare niente, non vogliono arare, anzi sto nascendo, arare, ma non vogliono arare. Ciao Davide, detto il maestro, maestro mio, tanti auguri, anche se santo non sei. Sì, grazie. Buon onomastico, zio Davide! Ah, ma che so, zio Davide, ma sono... Buon onomastico, zio Davide! Grazie, grazie, piccoli! Così ti impari su Radio Bar. Radio Switch Ocs, si tombò e si... Così ti impari telebari. Grazie, grazie mille, grazie, quanto siete cari, madonna, vi mangerete di baci. Immancabile, appunto, vi dicevo, per le c'è lo zampone, il cotechino, rigorosamente come dalle lenticchie, vabbè, poi arriviamo al significato delle lenticchie, che dice che mangiando lenticchie
portano i soldi. Ecco, il gesto apotropaico di De Sandi alla Gentile, dice: ma quando me sono mangiate secchiate di lenticchie, tutto il riso. Sì, ah. Dovrei stare benissimo con l'anemia, insomma. Brava. Per tutte queste secchiate, ma dove? Secondo me tutte le lenticchie ci fanno solo altri effetti, ma non quelli dei soldi. Che poi, è bello, la parola porten terris, ma voi sapete che le terris, l'etimologia di questo vocabolo dialettale, credo si dica più o meno dappertutto, sia in Puglia che in Lucania. A proposito, saluto gli abitanti della Basilicata, i telespettatori della Basilicata, che so che ci seguono in tanti. Ma le terris deriva dalla parola italiana tornese, che è praticamente una moneta coniata anticamente nella città di Turi, in Francia, ha preso questo nome. Però nel tardo latino si diceva anche denarius turonensis, quindi può essere che dipenda anche da quello. C'è una telefonata, pronto? Davide? Sì? Buongiorno! Buongiorno! Auguri! Grazie per l'onomastico! Grazie. C'è anche mia moglie che ti vuole degli auguri. Vabbè, passami un cuore d'amore. Pronto? La donna Rachele. Davide, sì. Tanti auguri. Grazie. Madonna, che bello oggi. Gli auguri in diretta. Grazie. Ciao. Ciao. Bellissimo, sono un privilegiato io oggi, è vero De Sandi? Gli auguri in diretta proprio, privilegiato, bellissimo. Oh. Allora, Peter, sono la piccola Chiara, menù tradizionale a Capodanno, blah! Io odio il tradizionalismo, il mio Happy New Year deve essere innaffiato da pregiate bollicine e impreziosito dall'arte di chef super stellati. Niente vestiti della nonna e robe da zia, ma solo outfit disegnati su misura per me. Dalle Maison Very Important. Sì. Adoro i griffati. Happy New Year, buon 2024 to all of you from my heart. Bye bye. Gonnella, per piacere, oggi proprio mi si è arruinato l'onomastico. Ma come, cioè, ma io dico una cosa, mo avevo detto sono privilegiato avere gli auguri in diretta e yes, che ci tiene a rovinare i momenti belli. Vabbè, ma diciamo, veramente, è ma un po' un Grinch, Gonnella. È una specialità, è bravo, Gonnella in stile Grinch. Va bene. I primi piatti quindi del cenone natalizio in questa notte più lunga dell'anno sono anche in Salento, ad esempio, sono lasagne incannulate, o spaghetti col sugo della salsiccia, orecchiette con le rape. Sul versante, diciamo, adriatico, nord adriatico verso nord, centro nord, e più sul pesce. Le seconde portate invece sono quindi a base di pesce, il baccalà col sughetto oppure la variante di carne con la salsiccia di cavallo. Nel Salento. Telefonata, pronto? 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 Sì. Maestro Davide? Sì. Sono Angela. Ciao Angela. Innanzitutto tanti auguri di cuore. Grazie. Per il tuo compleanno. No, non mastico. Grazie. Auguri per la trasmissione. Grazie. E auguri di buona salute. Grazie, quello è tutto. Grazie mille Angela, anche a te. Attendo, c'è. Ah, ecco. Voglio anche dare tanti auguri a tutti il cast di Telebare. Ricambiamo con affetto, c'è grazie. C'è Silvia. C'è qui, la vedi, ti sente, ti ascolta. Eccomi, auguri, Silvia, auguri Angela. Tua famiglia. Grazie. Io ti sento sempre, ti vedo tutti i giorni, come riuscito a prendere la linea. Grazie Angela. Grazie tanti Angela, auguri. Tanti auguri a te, di buon anno. E alla tua famiglia. Grazie. Ciao. A tutti quanti voi, Andrestando, un anno felice e meno triste. Certo, grazie. Pubblicità, ciao Angela. Così ti impari in me. E giù il chio. Bentornati. Allora, proseguiamo. Ma abbiamo una telefonata, mi sa? Pronto? Pronto, sì. Professore, auguri Davide. Grazie Chicca. Grazie Chicca, come sei gentile. Una delle nostre grazie. Ascoltatrici più affezionate e fedeli. Grazie ragazzi. Ti auguriamo buon anno Silvia. Buon anno a te. Silvia, Chicca, scusami. Anno.
Milano allo staff di Televari. Auguri Silvia, auguri, ciao! Auguri Chicca, auguri, auguri da tutti noi. Grazie, grazie, auguri a Gonnello, auguri a tutti. A tutti. Grazie, grazie Chicca. Ciao, un abbraccio. Ciao. Ciao, ciao. No, mi fai parlare? Ah, scusami, scusami, scusami. Avevo chiamato per dare il menù. Certo, certo. Pardon, Chicca. Dimmi tutto. Allora, noi mangiamo spaghetti con la salsiccia. Ah. E il cotechino con le lenticchie. È bello. Mangiamo. Che poi le lenticchie e il cotechino sono una tradizione, tu sai, no? Certo. Le lenticchie sì, che addirittura che arriva, dicono dagli antichi romani, perché avevano quella sorta di fisionomia tonda che riportava al denaro, alle monete, quindi c'era un buon auspicio che potessero prosperare. Regalavano anche una borsa di cuoio dove mettere appunto i denari. Mentre il cotechino abbiamo studiato e visto che deriva addirittura dai tempi del grande picco della Mirandola, dove praticamente scarseggiavano materie per mangiare durante gli assedi di quel periodo, dovevano far fronte mangiare e si sacrificava tutto del maiale, povero maiale, però purtroppo è la storia. Quindi la scelta delle lenticchie è una scelta di un legume che porta appunto a prosperità. Meno male che hanno scelto il legume come legume, hanno scelto le lenticchie, perché se avessero scelto il fasulo, beh, là non era più il buon auspicio del fine anno, ma là la solitudine esistenziale di ognuno di noi avrebbe la fagiolizzazione, come direbbe la piccola Chiara. Va bene, ci sei Chicca? Ci sono, okay. Ci sono. Va bene, Chicca, devi dirci altro? E poi vabbè, io a Capodanno mangio, a pranzo mangio la pasta al forno, così come anche alla Befana mangio sì. La pasta al forno. Sì, sì, certo. E la canna arrostita. Sì, buono. Va bene, va bene. Ciao, va ciao bene. Chicca, ciao, ciao. Ciao a tutti, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Eh sì, perché più o meno il menù del primo dell'anno con quello della Befana è quello, le orecchiette al sugo, c'è cioè chi fa la pasta al forno, chi i cannelloni, chi la lasagna, tanta carne, le ghibrid, insomma, sono tante le cose che si mangiano il primo dell'anno. La Befana è un po' più free, perché la Befana poi la peculiarità è quello della calza, di aprire la calza, e quindi poi dal giorno dopo sta tutto guaiato, come a dire. Una telefonata, pronto? Pronto? Parla. Tanti auguri. Grazie, grazie. Come ti chiami? Edoardo. Ma chi sei, Edoardo? Maestro, ha detto papà. Tanti auguri. Non l'ho sentito. Ciao, piccolo, grazie. Grazie, grazie. Ciao, ciao, ciao. Madonna, oggi mi state facendo commuovere. Io avevo detto, non pensavo fosse un altro mamma, poi ho riconosciuto la voce. La voce. Va bene, orecchietta al ragù, i torciglioni che sono in Bari. Auguri. Grazie, oggi siete veramente troppo gentili. Tra gli auguri dell'onomastico, gli auguri del fine anno, la parola chiave, auguri. Allora, i torciglioni d'interiora sono detti il cazzamar, sono i torciglioni diversi, un po' diversi dal Gimrid. E poi chiaramente i liquori fatti in casa, la tradizione è veramente esagerata, e anche il giorno dell'Epifania. Davide! Ciao Solano! Davide. Auguri l'anno! Grazie! Auguri ancora! Buona onomastica! Sì. Buona onomastica la nonna! Sì. Che poi uscito a vedere sul tuo calendario, c'è scritto San Tommaso Becket, dove c'è corso? Vabbè, non lo so, c'è che calendario c'è? Com'è, io raccomando poi passi da qua, che passi. Ti do una bella 5 euro, così yeah. Ti come le figurine della nonna! Ti guarda la settimana! No, me! Il nonno te la freva 37-1 è uno solamente così già non pega la buona, ma con questa freva e invece di andare avanti nella mignezza mi si sopudiva nel capinanima Gigi la trotta l'amo Ben, e ci sono queste cose, il documentario, Focus, Piero Angel, non sa se la no. E poi, per quanto riguarda il crocifisso, sì. Allora, crocifisso di Chuevni o Trindon, Dave Trombala Mastro, quello non ne vuole sapere, se si toglie alla casa propria. Ah, ma tu non puoi obbligarla. Se invece vuoi venire, sì. Io ti faccio tante cose, panzarotti, lasagna. La lasagna, non la lasagna. Lasagna. No, la lasagna. Sagna e la... Che sta dicendo? C'è la lasagna, la c'è. Ma la nonna va c'è un... Allora, a me le cose mangiate io capisco, la nonna, è che butto sempre per qui.
Pomo, no. Mi raccomando, auguri a tutti, buon anno. Grazie. Tanti auguri, mi raccomando. Fate sapere che cosa avete mangiato, avete preparato. Beh, un abbraccio a tutti, auguri. Ciao la nonna, mi raccomando, torna nel nuovo anno, che la capa, cioè per me, col crocifisso ormai è un pensiero fisso per te, pensiero fisso. Buongiorno signor Tazzo, sono crocifissa, signore di metà vostra nonna, sì. Prima di tutto auguri del vostro onomastico. Grazie. Se passa di qua vi do un pensierino, non lo so, un capodaglio, una bastanac, una cipot, così certo. Vi fate il prodotto vegetale, vi tenete leggero, questo, io faccio questi regali utili, non a 5 euro che vi davo strano, delle figure, che sono queste figurine. Questo sono d'accordo. Madonna, sa, come fate ad avere una nonna così, non lo so. Non lo so neanche io. Io a capodanno, sì. A questo punto, signor Da, me ne vado di nuovo da mia sorella Immacolata. Capito? Vai là. Sono libera, vado a qui a lavoro, non faccio niente, metto ma c'è la casa, devo fare ma c'è la casa. E per venire poi a mangiare a casa vostra, della nonna, alla faccia vostra. Lo so. Mangiate poco, sennò vanno in grosso la cosa. Ehi, lasciami la sentenza, all'ultima riunione condominiale risulta dal verbale. Che cosa risulta? Per fare un buon effetto bisogna mangiare poche cose. Ok, vabbè, ma noi ci abbottiamo. E che cos'è? E che cos'è? Con l'imbuto a mangiare, con l'imbuto. Ma basta, parlo tu. Non vengo da vostra noce, no? Non è perché dici che sono te che non voglio spendere, non voglio spendere non mi voglio spendere. No, signora, lo faccio per mantenere una certa salute, una certa figura, E vabbè, io però una bella figura, signor Dante. Bella figura, gli ho dato tanti auguri. Sì, ne l'hai già detto. Grazie. Spettatori di Telebasi, questo bellissimo programma. Beh. A tutti, tranne a una persona. A una persona che mi continua a fare le lettere anonime. La nonna. E poi che fa? La nonna. Mi fa piace. Ciao signor Dante. Ciao. La nonna, noi facciamo i pensieri dei buoni propositi. E la nonna, vabbè. The Chevneland Dick, mange tu squirts e a Stiplam Dick. Il risparmio, la cultura del risparmio, del nuovo anno, risparmio. Questo è il detto che diciamo descrive crocifissa, usparagne, che poi usparagne deriva da una parola longobarda, capite? I longobardi, soltanto parole non di gioia, cioè, la wear, sparagne. Una telefonata, pronto? Tanti auguri a te, la torta non c'è. Grazie, ciao Jackie. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Allora, Jackie. Allora, aran, c'è un altro modo di dire. Sì. Prima, quando andavo a scuola, mia nonna dicevi su sempre. Sì. Tu devi andare a scuola. E io dicevo, sì, vado alla scuola. Poi venivano a parlare con i maestri, il professore. Dicevo, tu non andasci alla scuola in Galle Chuvang, devi fare l'uovo come la gallina, devi sedere, devi stare tranquillo a fare l'uovo. È perché riscaldi il posto inutilmente, mi ricorda. Sì, in Galle Chuvang, no. Oggi hanno coniato, tu devi sapere, la Zanichelli ha coniato un nuovo termine per quando tu uno va, non solo vai a Ranaran, ma scalda il banco inutilmente, si chiama gonnella, proprio si chiama fare il gonnella. Capito? Ah, sì, il gonnellismo. Il gonnellismo. Il maestro, gonnellismo per ripetere? Sì, mo farò. Va bene, comunque anche gonnella merita le vacanze, è giusto, Jackie? Sì, sempre. Ha bisogno di ogni tanto una po' di vacanza. Sì. Va bene. Jackie, che cosa mangerai il 31, Jackie? Le solite lenticchie con lo zampone, sempre quelle. Buono. Ma poi funzionano poi le lenticchie a livello monetario? Funzionano? Oddio, non ha mai funzionato, non so stavolta. Va bene. Tanti auguri a tutti. A te, Jackie. A gonnella, gentile. Auguri. Tutti. Quando ci sentiamo l'anno prossimo. Ciao. E così, quando dicevano i nostri nonni, perdite dalla mano, sotto il riso sono ammazzati, capito? Io vi auguro un anno strepitoso, un nuovo anno strepitoso, un fine anno pazzesco, state con le persone che amate, buona Epifania, vedrete le repliche a partire da domani fino al 7 gennaio e poi l'8, lunedì 8 gennaio, torniamo carichi e ci vediamo. Ciao ragazzi, auguri a tutti! Così ti impari me, oxidamba. Così ti impari, oxidamba. Come disse un vecchio saggio di Atene, così ti impari. Ma dai, vai, ma dai.
cadavere, Socrate lo dice. Così ti impari, Oxitamba. Così ti impari, Oxitamba. Quante cose scopriremo insieme su Telepari. Veramente, sciacchio. Se Pirandello fosse nato in via Manzoni, se i meteoriti fossero piccoli chiangoni, così ti impari su Telepari. Se Ulisse avesse fatto tappa pure in Puglia e avesse fatto innamorare una di Genie, così ti impari su Radio Bari, in TV, in radio e sui social. Down Bar. E giù, Elchio. Questo programma è offerto